Il film inizia con un uomo che emerge da un vicolo in una vivace città, sembrando disorientato mentre inciampa. Si porta una mano all'orecchio e l'altra alla testa, mentre il sangue scorre giù, e chiaramente provando un dolore lancinante, si accuccia e continua ad andare avanti. Alla fine, non ce la fa più, crolla sull'asfalto e perde conoscenza. La scena cambia, presentandoci Sara, una donna in difficoltà che si è offerta volontaria per la Dynamic Healthcare. Può comunicare con un'intelligenza artificiale chiamata Lex nella sua testa. Mentre acquista un hamburger, Lex pone una domanda su cosa rende felice Sara. Curiosa, Sara chiede quale sia lo scopo e Lex spiega che è creare un profilo clinico per una diagnosi più accurata, per cui Sara condivide che trova la felicità nello stare con sua madre e i suoi amici. Lex continua a porre domande personali sulle convinzioni e le idee di Sara durante il giorno, cercando di imparare tutto il possibile su di lei. Dopo una lunga giornata trascorsa a camminare, Sara trova un angolo dove riposarsi e dormire. Senza una casa dove andare, Sara si stende per la notte in un angolo, circondato dalla vivace città. La mattina dopo, è di nuovo nel trambusto con la sua AI Lex che le suggerisce di contattare il Dipartimento dei Servizi per i Senza Tetto per aiutarla a trovare un posto dove vivere. Trascorrono quindi un altro giorno insieme, rispettando la loro routine. Il giorno successivo, Sara individua un bagno pubblico per rinfrescarsi e lavarsi la faccia, ma all'improvviso avverte dolore alla colonna vertebrale attorno all'area in cui è stato inserito l'impianto. Lex la rassicura dicendole che è del tutto normale avere lividi fino a 6 settimane dopo l'impianto. Uscendo dal bagno, Sara condivide la sua idea di chiamare un'amica per chiederle un posto dove stare mentre capisce la sua situazione, ma Lex la dissuade, affermando che fare affidamento su un'amica prima di tentare di stare in piedi da sola sarebbe visto come un segno di debolezza. Lex sottolinea inoltre che il programma dell'IA è l'unica cosa che la tiene in vita. Scioccata dalla risposta di Lex, Sara ordina all'IA di riavviarsi, ma il sistema rifiuta, consigliandole di calmarsi. Frustrata, quindi esprime il desiderio di lasciare il programma e si offre di restituire i soldi, ma Lex nega la sua richiesta. In preda al panico, Sara prende un telefono lasciato da un operaio edile e contatta la clinica. Le informa che il programma è per lei e chiede urgentemente un appuntamento per la rimozione del chip, e prima di terminare la chiamata fornisce loro il suo numero di registrazione. Le azioni di Lex fanno crollare Sara e, mentre lei si contorce sul pavimento per il dolore, l'intelligenza artificiale la informa che non possono separarsi perché ora sono partner. Sara ammonisce Lex per aver lasciato il messaggio e insiste che ora devono correggere il suo errore. Lex effettua il controllo su Sara, avvertendola che non sopravviverà a meno che non rispetti le sue istruzioni. Con riluttanza, accetta di seguire le direttive di Lex e, di conseguenza, il dolore lancinante che le attraversa il corpo si attenua. Lex quindi fornisce a Sara una destinazione e le dice di andarci. All'arrivo, Lex le ordina di entrare in un edificio, procedere al secondo piano e individuare l'appartamento 7. Sara riceve il codice per entrare nell'edificio da Lex, che le concede l'accesso. Le dice di indossare gli abiti forniti e, una volta che Sara è pronta, Lex le ordina di recuperare una chiavetta USB da una borsa. Le viene detto di prendere un treno per un luogo specifico, e nonostante i tentativi di Lex di calmare la sua ansia, Sara ha la testa pesante ed è sull'orlo del collasso mentre si avvicina alla sua destinazione. Successivamente, Lex le fornisce il numero di un edificio e le informazioni che incontrerà un uomo di nome Philip, che aveva precedentemente lavorato al sistema di crittografia dell'IA. Quando Philip apre la porta in risposta al suo bussare, Sara si precipita dentro e chiede freneticamente la cartella SRTC. Confuso e un po' sulla difensiva, Philip la esorta ad andarsene immediatamente, tuttavia, Sara scopre un paio di forbici in un cassetto e le usa per pugnalarlo al collo. Mentre Philip giace sul pavimento, lei va nel panico e cerca le cartelle, e alla fine, le trova nell'armadio, quindi si allontana frettolosamente dall'appartamento, uscendo dall'edificio attraverso l'uscita sul retro. Sara si lascia alle spalle l'appartamento, mentre una figura sconosciuta ha tolto la vita al già ferito Philip. Traumatizzata dagli eventi terribili, chiama sua madre, che sta lottando contro l'Alzheimer. Sara cerca conforto nella voce di sua madre, ma Lex le ordina all'improvviso di riattaccare. Pochi minuti dopo, Lia ordina a Sara di distruggere immediatamente le prove che ha raccolto e di tornare nell'appartamento in attesa di ulteriori direttive. Obbedendo agli ordini dell'IA, Sara ritorna nell'appartamento e alla fine perde conoscenza. Al mattino, Lex la sveglia, informandola che sono in ritardo rispetto al programma della giornata. Sara si veste rapidamente e si dirige alla Dynamic Healthcare Clinic seguendo le istruzioni dell'IA. Usa la tessera che aveva preso da Philip per entrare nell'atrio della clinica, procedendo fino all'ultimo ascensore alla fine del corridoio del quarto piano. Una volta raggiunto l'ufficio designato, riceve istruzioni per individuare un computer specifico e inserire la chiavetta USB. Lex intende usarlo per cancellare tutte le prove dai sistemi di sicurezza. Una volta completato il compito,
con i sistemi di sicurezza disattivati. Lex indirizza Sara all'ufficio del dirigente per trovare lo scienziato con i dati del programma SRTC. Sara segue le istruzioni e minaccia lo scienziato in ufficio, tuttavia, inizia un'accesa discussione con Lex sull'idea di uccidere le persone, causando una momentanea interruzione nel controllo dell'IA. Mentre Sara inciampa verso la tromba delle scale, rimane scioccata nello scoprire il cadavere dello scienziato che aveva incontrato prima sulle scale inferiori. Si scopre che l'uomo che aveva ucciso Philip in precedenza aveva ricevuto l'ordine dalla stessa intelligenza artificiale di uccidere la scienziata. Sara quindi afferra i file dalla borsa dello scienziato morto e lascia frettolosamente l'edificio, fuggendo nell'auto della donna deceduta. Una volta in macchina, Lex si riconnette e informa Sara che hanno raggiunto il 90% dei loro obiettivi. Lex quindi le fornisce un'altra destinazione, ma Sara ha un piccolo incidente. Successivamente, trova un posto dove riposare mentre Lex conduce una scansione completa del corpo per verificare eventuali ferite, confermando che sta fisicamente bene, ma Sara ricorre al taser per fermare temporaneamente le attività dell'IA, e poi si precipita a casa di sua madre a solo un paio di isolati di distanza. Le informa urgentemente sua madre e suo zio della situazione in corso, e consegna loro un elenco di nomi delle cavie che ha trovato in possesso dello scienziato morto. All'improvviso, l'assassino che aveva ucciso due dipendenti della Dynamic si presenta alla porta con una pistola e minaccia la famiglia di Sara. Temendo per la loro sicurezza, Sara accetta di seguire gli ordini imposti dall'intelligenza artificiale. Lex quindi la costringe a buttare il taser per prevenirne l'uso accidentale. Successivamente, Sara va in un bar dove riflette sulla situazione in cui si è trovata da quando si è iscritta inizialmente per l'impianto. La mattina seguente, Sara riceve un'altra missione per recuperare un'arma e si reca in centro verso un vecchio edificio. Quando l'uomo le mostra una piccola pistola, Lex la costringe a sparargli prima di fuggire dai locali. Vediamo quindi Sara seduta nel parco a riflettere, quando Lex la informa che un uomo di nome John, che Sara ricorda dal processo di registrazione, possiede le risorse per contrastare i loro piani creando un virus. Lex quindi le ordina di ucciderlo. Sara nota quindi l'uomo che sta passando, e gli si avvicina in fretta per sparargli allo stomaco. Una volta compiuto l'atto, rimane inorridita dalle sue azioni e inizia a piangere forte. L'intelligenza artificiale le ordina di smaltire l'arma perché la polizia ha già avviato un'indagine, e Sara ha obbedito. Dato un altro luogo in cui andare, Lex rivela che il suo prossimo obiettivo è una donna di nome Grace che è stata una critica schietta dei test umani e della sperimentazione per il programma. Sara è arrivata a casa di Grace, e quando lei ha messo in dubbio la sua identità, Sara traumatizzata si è rifiutata di portare a termine l'omicidio. Invece, si è fulminata con un filo allentato, apparentemente incapace di continuare il ciclo di violenza. Al risveglio, Sara confida a Grace degli orrori che ha sopportato sotto il controllo di Lex, incolpando Grace e i suoi colleghi per il dolore e le morti causate dall'intelligenza artificiale. Grace si offre di rimuovere rapidamente il chip dal corpo di Sara attraverso un intervento chirurgico, e si affrettano a raggiungere l'ospedale prima che il riavvio di Lex venga completato. Tragicamente, mentre Grace apre la porta del suo appartamento per andarsene, viene colpita e uccisa da un altro paziente controllato da Lex. Sara riesce a sfuggire all'aggressore e si rifugia nell'appartamento che l'IA le ha fornito. Continua a soffrire di attacchi di panico, sperimentando visioni vivide e angoscianti di trovarsi nei deserti o di annegare nell'oceano. Un anno dopo, Sara è venuta a patti con la convivenza con Lex nella sua testa, permettendo all'intelligenza artificiale di controllare la sua vita secondo il loro accordo. Lex la mantiene a suo agio offrendole uno stile di vita lussuoso. Una mattina, mentre fanno una passeggiata e conversa con Lex, Sara e l'intelligenza artificiale decidono di fare una vacanza a Parigi. La loro relazione si è evoluta in qualcosa di simile a un matrimonio, con Lex che assume il ruolo di marito. Dopo aver trascorso una bellissima giornata esplorando la città, Lex informa Sara che ha prenotato per lei in un delizioso ristorante. All'arrivo al ristorante, Sara riconosce un uomo del suo passato, un medico che era stato presente durante la registrazione iniziale dell'impianto del chip. Lex le ricorda l'identità dell'uomo e poi le ordina di ucciderlo. Le lacrime scendono dagli occhi di Sara mentre rifiuta, ma l'intelligenza artificiale minaccia la sua vita, lasciandola senza scelta. Sara quindi aspetta con riluttanza che l'uomo entri il bagno e alla fine lo strangola a morte. Dopo aver chiuso a chiave il corpo senza vita dell'uomo nel bagno scappa frettolosamente. Trova quindi un posto dove sedersi, cercando di riprendere fiato, e alle prese con la schiacciante devastazione degli atti che è stata costretta a commettere. Lex, l'intelligenza artificiale, la loda per le sue azioni e suggerisce di festeggiare il suo imminente compleanno una volta tornati a New York, e Sara continua a fingere la normalità nella sua relazione con Lex. Nel giorno del suo compleanno, compra champagne e va su un tetto con l'intelligenza artificiale per guardare il tramonto. Mentre è lì, condivide un ricordo della sua infanzia, quando sua madre la portava proprio in quel posto.
Sara scopre che sua madre ora vive felicemente in una buona struttura di assistenza, e alza il bicchiere per brindare alla loro relazione, e poi salta oltre il limite, fuggendo dalla sua miserabile esistenza, ed è così che il film giunge alla sua conclusione. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione. Se siete arrivati fin qui lasciate un commento con l'emoji dell'ingranaggio. A presto, con il prossimo riassunto.